Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Rai, via libera a tagli per 150 milioni di euro. Privatizzazioni, Padoan, puntiamo a introiti dello 0,7% del PIL per i prossimi anni. Decreto legge IRPEF, il relatore dice l'estensione del bonus di 80 euro ci sarà. Via libera l'articolo del decreto legge IRPEF che prevede tagli ai fondi della RAI per 150 milioni di euro. Le commissioni bilancio e finanze del Senato hanno approvato un emendamento che conferma i tagli da 150 milioni di euro, salvando però i servizi regionali. Intanto il garante ha giudicato illegittimo per i tempi lo sciopero indetto per l'11 giugno dai sindacati dei lavoratori di Viale Mazzini. Ci aspettiamo dalle privatizzazioni entrate per lo 0,7% del PIL per i prossimi anni, a dare una stima approssimativa il ministro dell'economia Padoan, che annuncia che oltre a Poste ed Enav ce ne saranno altre alla fine dell'anno. Durante il semestre di presidenza dell'Unione Europea aggiunge: speriamo che ci sia un accordo con qualche misura per la crescita. Non so quali saranno i termini, ma l'estensione del bonus IRPEF di 80 euro alle famiglie numerose monoreddito ci sarà. Ad assicurarlo il relatore al decreto legge IRPEF Antonio D'Alì, del Nuovo Centrodestra, che spiega come si stia ragionando su una modifica da 60-70 milioni di euro. Putin deve fare una scelta sull'Ucraina. È quanto detto dal presidente americano Obama, che ha sottolineato come Washington non sia interessata a minacciare la Russia, precisando però che in caso di ulteriori destabilizzazioni nell'area ci saranno nuove sanzioni. Intanto il presidente russo venerdì incontrerà la cancelliera Merkel in Francia. Il Movimento 5 Stelle scivola sul grano saraceno in un disegno di legge per la tutela del Made in Italy. Nel testo, firmato da 14 deputati, contro la contraffazione agroalimentare si fa l'esempio della pasta venduta in Italia, prodotta per un terzo, si dice, con grano saraceno. Subito in rete è partito lo sfottò con l'hashtag dedicato. Ma il movimento si difende, è soltanto un refuso. La parola giusta era straniero. Paperino compie 80 anni, il 9 giugno del 1934, infatti, nacque il personaggio dalla fantasia di Walt Disney, misurandosi con la sua prima apparizione cinematografica nelle vesti di Donald Duck. In vista di questo anniversario, il settimanale Topolino uscirà mercoledì con uno speciale numero da collezione. Il timone, per questa volta, andrà proprio a Paperino, che si improvviserà direttore, occupandosi della rubrica della posta, delle interviste e scriverà perfino l'editoriale.